Bene, quindi a conclusione di questo RVM possiamo un po' fare qualche commento e dire che grazie alla chiarezza delle immagini, soprattutto degli istruttori, anche io un po' ho potuto imparare come ci si comporta in determinati momenti, come si può controllare l'auto. Certo, capisco anche che tra la teoria e la pratica c'è una bella differenza. Assolutamente, infatti sicuramente la teoria è fondamentale e tra altre cose il corso prevede anche della teoria, oltre a quella che abbiamo visto dei piccoli briefing, prevede molta teoria perché è importante conoscere le dinamiche dell'auto, quindi come si comporta l'auto, perché sbanda, perché bisogna frenare in determinate condizioni. Quindi è ovviamente fondamentale frequentare un corso di questo tipo, perché ovviamente sentire l'auto che sbanda sotto è diverso rispetto a quello che è sentire o vederlo direttamente, quello che abbiamo fatto noi. Quindi ovviamente questa è la cosa fondamentale. È stato anche veramente interessante poi vedere anche i progressi di molti dei ragazzi che erano insieme a noi, delle persone, perché magari nei primi passaggi uno sbagliava, poi a un certo punto aveva la possibilità di migliorarsi e ovviamente se il corpo ha recepito alcune dinamiche, anche il cervello, a un certo punto degli automatismi in caso di veramente pericolo dovrebbero essere, diciamo, poi a un certo punto veramente automatici. È ovvio che non significa che se uno fa un corso di questo tipo è all'ostacolo, dove è vita sicuro, però ovviamente ha delle chance in più di quello che non ha mai frequentato, non ha mai sentito l'auto sbandare. Certo. E noi concludiamo qui la puntata relativa al corso di guida sicura. Ringraziamo la scuola che ci ha ospitati. Vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima puntata, però non lasciateci perché concluderemo questa puntata con un'intervista al fondatore della scuola di guida sicura, Siegfried Storr. Ciao Claudio e ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora Siegfried, oggi abbiamo visto una panoramica di un corso di guida sicura, come dicevi tu, proprio dal di dentro. Quindi facci capire le differenze anche tra un corso di guida sicura base e quello avanzato. Quali sono realmente le differenze? La differenza principale è nelle strutture che usiamo. Nel corso di guida sicura base noi prepariamo l'allievo ad affrontare le situazioni, quelle che avete visto, la frenata su bagnato, il sottosterzo, il sovrasterzo, a capire l'evitamento ostacolo, a capire le perdite di aderenza, che si verificano a velocità anche abbastanza basse, anche a 30 all'ora, anche a 50, 70 all'ora, velocità che le persone sottovalutano moltissimo. Poi però non ci sono solo le perdite di aderenza o gli altri che ti attraversano la strada. Un 27% degli incidenti avviene a veicoli isolati, vuol dire che il guidatore perde il controllo dell'auto, arriva in una curva troppo veloce, non valuta la distanza, non valuta la velocità, non sa frenare in modo adeguato. E allora la parte più evoluta del corso di guida sicura prevede anche, come hai visto, una parte in pista. Usiamo l'autodromo perché dobbiamo avere spazi per sviluppare una velocità tipo quella autostradale, Esatto. altrimenti un corso di guida sicura deve riprodurre le velocità, i 50, i 90 e i 130 km all'ora, perché se possiamo andare a 130 dobbiamo anche fare una frenata a 130 all'ora. Assolutamente. E mentre io ricordo che voi avete anche una scuola di guida che si occupa anche poi di fare un corso di guida sicura successivo, quindi la patente associata al corso di guida. Sì. In merito a questo, tu ritieni che in Italia ci sia proprio una scarsa cultura della guida sicura, cioè che si tende troppo a dare la patente facilmente, quasi dei patentifici, lasciami dire? Ma questi sono alcuni casi, io conosco realtà molto diverse nelle autoscuole, ci sono autoscuole molto precise e molto professionali, anzi che insegnano qualcosa di più di quello che dovrebbero insegnare per legge. Ovviamente altre realtà sono diverse, quindi il mondo è un po' vario. Oltretutto, chi fa la patente dovrebbe impegnarsi magari a fare qualche guida in più. Si Esatto. tende invece sempre a guardare un A po' al costo della risparmiare. patente. Noi vogliamo proporre a quei guidatori più sensibili alla sicurezza, sono i neopatentati, ma sono anche i loro genitori che poi gli affidano una Bravissimo. macchina che li mandano in giro. Vogliamo proporre una patente che abbia anche un percorso di dopo patente. Quindi ti do la patente, raggiungiamo la patente, quello è il primo obiettivo. Però vogliamo anche insegnarti qualche cosa di più. Per farlo dobbiamo andare in una struttura creata apposta, come quella che abbiamo visto, e dedicarci ad affrontare che cosa? Non la guida normale, ma la guida in condizioni di pericolo. Esatto, tra altre cose che abbiamo visto anche molti allievi che sbagliano, quindi cosa significa questo? Che in una situazione di pericolo come quella che si viene ricreata, però c'è anche un margine di sicurezza, giusto? Quindi per questo è importante frequentare un corso di questo tipo, perché si permette all'allievo di sbagliare, di conoscerne i limiti senza andarli a cercare per strada. Certo, qui si può sbagliare senza Senza farsi correre il male. rischio. Di sicuro addestrarsi all'emergenza non si può fare sulla strada, perché se sbaglio una curva finisco contro un platano. Qui invece posso sbagliare una curva, faccio un testa coda e riparto. E soprattutto qualcuno a fianco che mi dice che cosa ho sbagliato, lo posso rivedere
vedere col filmato, quindi apprendo, imparo. Le altre cose sono solo rischi che si corrono sulla strada e magari si fanno correre agli altri, quindi ogni luogo è deputato ad un'attività. Per concludere, voi avete fatto mai delle statistiche su tutti quelli che sono, chi frequenta il corso, se fanno poi incidenti, tutte queste cose? Certo, noi abbiamo una statistica abbastanza complessa, però ti posso dare i dati su 800 persone. Perfetto. La riduzione degli incidenti è del 31%. Quindi secondo me è un dato significativo. Il campione non è molto elevato. Un altro dato simpatico è questo: io chiedo ai miei allievi, ma dopo aver fatto il corso, andate più piano di prima, come prima, più forte o dipende dalle situazioni? La maggioranza dice dipende dalle situazioni, che è il discorso intelligente. Se ho provato che il bagnato è pericoloso, quando piove riduco di molto la velocità. Poi c'è un 8% che va più forte di prima, magari sono persone che prima erano talmente timorose, ma c'è un 8% che va più piano di prima. Sono magari quelli che erano scalmanati, che hanno detto aspetta un attimo che 5 km in più, 5 km in meno possono fare la differenza tra buttare giù i birilli e non buttarli giù. O quindi o prendere un muro o evitarlo. Perfetto, grazie mille, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, ciao. Un saluto a tutti gli amici di Spy TV e anche a quelli di Sicurauto. Buon viaggio.